Sì. Oltre 100 adulti ed altrettanti ragazzi dei vari istituti scolastici cittadini hanno affollato Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania per la tappa del track dell'ASL di Salerno per le attività di prevenzione contro il diabete. Oltre a poter misurare la glicemia, la pressione e gli altri parametri, i cittadini hanno trovato i medici pronti a dare indicazioni e consigli sull'importanza della prevenzione, dell'adozione di corretti stili di vita e di alimentazione e sulla gestione della patologia diabetica e delle problematiche ad essa correlate. Sì, giornata del diabete è questa azione meritevole di lode da parte dell'ASL, perché avantieri siamo stati a Sapri e oggi sono a Vallo e quindi visualizzano un po' il problema con questa struttura e quindi sul piano dell'informazione è un'operazione da lodare, come ho detto prima. Quindi è un gesto di buona sanità, perché il diabete oggi sta assumendo delle proporzioni da epidemia. Oggi il diabete pesa anche sul bilancio dello Stato per i costi che comporta, ma soprattutto pesa sulla vivibilità di coloro che ne sono portatori. Oggi il diabete colpisce anche i giovani come diabete 2, quindi non è come una volta che il diabete interveniva a una certa età. Il diabete ha un'estensione quasi come una malattia infettiva contagiosa. L'Organizzazione Mondiale della Sanità già da 27 anni ha dato l'avvio di questa sensibilizzazione ed è stato dato questo periodo perché questo è il periodo e il giorno di nascita di uno dei co-scopritori dell'insulina, per cui nel 14 novembre è stata individuata come giornata di sensibilizzazione, proprio perché solo con una coscientizzazione è possibile gestire consapevolmente questa patologia che abbraccia un po' tutto il mondo. Quest'anno la giornata mondiale del diabete è dedicata alla famiglia, perché la famiglia ha un ruolo fondamentale sia come supporto per i bambini, per i ragazzi affetti da diabete, ma sia per qualunque membro ne sia affetto, perché nell'ambito della famiglia che devono attuarsi deve attuarsi la prevenzione e quelle norme che sono di modifiche dello stile di vita che servono anche a prevenire la malattia oltre che a curarla. Il diabete è una malattia largamente diffusa, colpisce oltre 3 milioni di italiani e ha un impatto fortissimo sia sulla qualità della salute e sia sulla qualità della vita, e questo impone che una attenta informazione e anche soprattutto un'attenta prevenzione.